tutti sorrisini. Allora, questo è un video un po' serio, nel senso che voglio parlarvi di un argomento serio che mi sta un po' a cuore, perché in realtà sono un po' di giorni, ma in realtà non giorni, forse sono anche mesi e forse anche un anno. Insomma, da quando ho cominciato la mia attività sui social, che mi fate costantemente, quotidianamente, ora non 200 volte al giorno, ma comunque almeno quella decina di volte arriva questa domanda giornalmente. Puntualmente la domanda è questa: perché Ale non ha lo stesso cognome di tuo marito, ovvero Saba, che comunque di cognome si chiama Macchia, perché Alessio si chiama Rigattieri? Allora, come non ce l'ha Alessio lo stesso cognome, non ce l'ha nemmeno Thomas. Allora, la motivazione è lunga ma breve, nel senso che ci metterei 2 secondi a spiegarvelo, però onestamente, visto comunque che apro questo discorso molto personale che non ho mai pensato di aprire, ma semplicemente non per vergogna del mio status e della mia vita, ma solo perché comunque penso che non pensavo potesse interessare la mia vita personale, evidentemente non è così, e quindi, siccome ultimamente stanno uscendo anche discorsi un po' sbagliati, ho letto persone che hanno scritto cose assurde del tipo che adesso fosse stato adottato, cose che non sto neanche a riportare qui, però comunque cose veramente al di là di ogni immaginazione. È per questo che ho deciso di fare luce su questa cosa e parlarvene molto tranquillamente, e perché evidentemente vi sta a cuore il cognome di Ale. Allora, praticamente io ho avuto il mio primo figlio Alessio all'età di 20 anni. In realtà i 20 anni li dovevo ancora compiere, li ho compiuti a maggio, sono rimasta incinta prima e quindi dovevo ancora compiere 20 anni. Ero molto piccola, avevo una relazione, ero fidanzata e sono rimasta incinta di Ale. Poi 2 anni dopo aver avuto Ale, sono rimasta incinta di Thomas, quindi li ho avuti veramente insieme entrambi. Nasce Thomas, okay. Quando Thomas e Ale avevano 2 anni e mezzo e Ale... Non ho mica esistito di Thomas, cioè non è che quando Thomas e Ale avevano 2 anni e mezzo. Cos'è? Ale mi sta consigliando l'età perché io non mi ricordo. Aiuta, che figura! No, nel senso che erano molto piccoli. Ale aveva 4 anni e Thomas più o meno 3. 2 e 1. E Ale 4 e mezzo. Comunque hanno 2 anni di differenza. Ma cosa dici? 2 anni e mezzo, no, no, no. Se io mo ho 13 anni che devo fare 14, Thomas ne ha 11. Non parlo di te, sto parlando. 2 anni, vabbè. Ma io se io ne ho 4 e Thomas ne aveva 3, cos'è? Ok, ah no, scusami, hai ragione. Allora, Thomas aveva 2 anni, tu ne avevi 4 e mezzo. Ok, ce l'ho fatta. Oppure Thomas aveva appena compiuti. Vabbè, comunque, a quell'età erano molto piccoli, va bene? Cioè, scusate se non mi ricordo dettagliatamente anche i mesi e i giorni e le ore. Comunque, Thomas aveva 2 anni e Alessio 4 e mezzo, questo me lo ricordo molto bene. Mi sono separata col mio compagno all'epoca, che è il padre di Ale e di Thomas. Quindi Alessio non ha il cognome di Saba, perché Saba non è, e Thomas, scusate, Alessio e Thomas non hanno il cognome di Saba perché Saba non è il loro padre biologico, punto. In realtà Saba è subentrato nella mia vita un annetto circa dopo che mi sono separata, quindi Alessio e Thomas erano comunque molto piccoli. Per questo motivo il rapporto che vedete affiatato con Saba è reale. Perché? Perché comunque loro hanno da sempre avuto lui come supporto di vita. Anche se, alzo le mani e lo dico a voce altissima, Alessio e Thomas hanno un bellissimo rapporto con loro padre, che è sempre presente, è stato sempre presente nella loro vita. Ale ride. Questo è
Allora, quindi non ci sono figli adottati, cose strane. Dopodiché, io Saba praticamente l'ho conosciuto nel 2012, quindi sono quasi 10 anni, 9 anni che stiamo assieme. Ho avuto Mattias da Saba, quindi Mattias che vedete molto somigliante a Saba, è figlio di Saba, ok? Ed è fratello di Alessio e Thomas perché a tutti gli effetti sono fratelli. Questo è il film grandissimo che vi siete fatti, quindi non ci sono adozioni, non c'è niente. E questo è quanto. Quindi io ritengo che la nostra famiglia sia una famiglia bellissima perché i miei figli hanno la fortuna comunque di viversi costantemente lo stesso loro padre, noi abbiamo un bellissimo rapporto e hanno la fortuna anche di avere un supporto come Saba che comunque è sempre presente per loro e li ama tantissimo, come se fossero figli suoi, perché in realtà sono anche figli suoi perché se li ha cresciuti in tutti questi anni, li ha visti davvero crescere. Quindi, chiudendo questo video, una cosa che ci tengo a dire, indipendentemente dal fatto che un padre sia un padre biologico o non lo sia, quello che conta, ragazzi, nella vita è l'affetto e l'amore che si trasmette ai figli. Questo è quello che conta, indipendentemente dal sangue che ti scorre tra le vene, che ovviamente quello crea un legame indissolubile. Ma un legame indissolubile tra genitori e figli si crea con quello che ci si trasmette, con quello. Ale intanto sta facendo anche un po' il suo numero. E quindi io penso davvero questo. Poi ce ne sarebbe da raccontare un sacco di cose nella mia vita, perché davvero un giorno magari scriverò un libro, no, non lo scrivo perché sennò dire, beh, come tutti i TikTok che scrivono il libro. Però in realtà questo è solo un piccolo tassello della mia vita particolare, perché in realtà di cose ne ho passate tante. Non sono vecchissima, però nei pochi ne, non sono neanche giovanissima, però in questi anni ho avuto modo di vivere, diciamo, una vita altalenante, con tanti ostacoli e tante cose molto molto particolari. Chi lo sa, magari un giorno mi aprirò anche sotto altri aspetti. Comunque, chiuso il film. Spero di essere stata chiara, spero di non dover più rispondere a queste domande e soprattutto spero di non dover leggere commenti assurdi con vostre ipotesi illeggibili perché veramente ho letto di tutto. Quindi chiudiamo questo cerchio, dindolino, dindolò, pure il balletto finale. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se insomma, se vi va, iscrivetevi anche qua al nostro canale perché ci saranno anche altri video. Ovviamente spero di non dover fare sempre fare dei video così, ma fare qualcosa di molto divertente. E niente, anche Ale vi saluta, che qua che sta prendendo della roba dalla mia borsa. Non è vero. Cosa stai facendo con la mia borsa? Ale vi saluta. Ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene. Ciao. Ciao.